Allora, l'argomento di questa sera è l'ultima delle serate di divulgazione giuridica che avevamo programmato, che avevamo ideato insieme al Comune e alla Biblioteca di Concordia Sagittaria. Prevede il tema della difesa legittima, un tema che è sempre, non direi attuale, è sempre molto caldo per ragioni che in realtà hanno poco a che fare con problemi concreti e più che altro riguardano, no, situazioni di conflitto o propaganda politica, questioni contingenti di fatti di cronaca portati alla luce, no, della ribalta per questioni semplicemente poi mediatiche, non più che altro per qualche produzione accademica o giurisprudenziale meritevole di pregio, ecco. Vi è stato distribuito un foglio dove sono riportati tre disposizioni codicistiche. La prima è la disposizione del vecchio codice Zanardelli del 1889, tutte quante in tema di legittima difesa. La seconda invece è la disposizione dell'attuale codice penale, il codice Rocco del 1930. E l'ultima è la disposizione dell'articolo 2044 del Codice Civile, sempre in tema di legittima difesa, però nell'ambito del diritto civile. Testo che hanno a disposizione l'ultima riforma, cioè l'ultimo Sono testo. riportate. E sì, vedete, sono anche richiamati in nota gli interventi di riforma del 2006 e del 2019. Notate già adesso che dal 1930 i primi interventi sono stati fatti nel 2006 e nel 2019, in momenti proprio di propaganda elettorale, di tensioni mediatiche, non c'era nemmeno, dopo vedrete, l'esigenza di andare a riformare un testo che sinceramente si presentava già al momento della promulgazione del codice sufficientemente adatto per il tipo di questioni che doveva dirimere. Ecco, allora, ho già dato un'introduzione. Pensate che, appunto, come dicevo, il primo intervento è nel 2006 e quindi questo ci dice che la disposizione codicistica aveva passato indenne momenti storici molto intensi, molto importanti della storia mondiale, non soltanto italiana, perché era lo stesso medesimo durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'epopea, il momento del fascismo, lo stesso è rimasto negli anni di piombo, nonostante sicuramente negli anni 70 e poi anche gli anni 80 con le varie, no, i casi di mafia, sicuramente la violenza era molto più pronunciata e quotidiana di quello che accade oggigiorno. È rimasto lo stesso l'articolo 52, nonostante un caso di cronaca che forse tutti molti di voi ricorderanno. L'omicidio del calciatore della Lazio Re Cecconi a Roma nel 77, avvenuto in una gioielleria del centro di Roma per un banale scherzo, ecco, nonostante comunque il clamore che c'era stato all'epoca, già in quel momento la corporazione dei gioiellieri aveva in qualche modo preso le parti del collega, e collega che nel giro di 18 giorni era stato arrestato, processato e assolto per legittima difesa putativa, poi vedremo che cos'è. Ecco, se andiamo a vedere i recenti, cioè, storicamente troviamo molta attenzione in casi di cronaca recente, proprio perché probabilmente sono cambiati i tempi, sono cambiate le esigenze di natura politica, di natura elettorale. Ci sono stati, la casistica quindi che si riporta, che tutti quanti voi potete andare a ricavare dalla semplice consultazione di internet, di Google, è una casistica recente. I casi sono, ne ricordiamo quattro, questi in particolare perché sono veneti, sono nostri. Sono i casi di Franco Birolo, un tabaccaio padovano, condannato in primo grado, poi assolto dalla Corte d'Appello di Venezia. Il caso di Graziano Stacchio, un benzinaio, invece lui proprio archiviato sin dalla fase embrionale delle indagini. Poi vedrete, sono casi tutti quanti interessanti per diversi profili, perché riguardano in realtà queste tematiche o profili diversi della stessa tematica.
Gli ultimi due casi invece sono dei casi di condanna e sono i casi di Walter Onichini, anche lui un commerciante padovano. Lui aveva scoperto insomma di notte un soggetto che si era intrufolato a casa per semplicemente rubare il portafoglio e qualche altro oggetto di valore e ha sparato a questa persona mentre scappava, non l'ha ammazzato, quindi è stato processato per reato omicidio, comunque condannato in via definitiva dalla Cassazione. L'ultimo caso, di pochi giorni fa, la condanna in via definitiva di Massimo Zenna, 9 anni e 6 mesi di reclusione, sempre per un'ipotesi di omicidio volontario, e poi vedremo, sono anche in questo caso vedremo cosa è successo sommariamente la vicenda. Una battuta, in Veneto si spara molto evidentemente, perché sono 4 casi che sono stati portati comunque alla luce, no, della ribalta nazionale, sono 3 padovani e un vicentino, comunque in Veneto ecco si spara. Siamo abbastanza abili di grilletto evidentemente. O in Veneto si scopre. O in Veneto si spara, forse anche sì. Anche questo. Sì, sono perplesso perché anche nel bellunese si spara, nel bellunese non si sente mai nessuno che viene processato, per comunque. Nei boschi probabilmente. E beh, allora, comunque, prima di cedere la parola ai relatori, ai colleghi Violato e Carraro, come al solito indugerò un attimo su una pillola storica. A me piacciono le pillole storiche, ma serve in questo caso a capire un po' di più, insomma, ad inquadrare l'argomento più di altri casi. Come dicevamo, la disposizione che ci riguarda noi oggi è la disposizione del 1930 del Codice Rocco, l'articolo 52 del Codice Penale. Prima del Codice Rocco, prima dell'articolo 52, c'era il vecchio codice Zanardelli, il codice del 1889. Se guardate la differenza contenutistica delle due disposizioni, del vecchio codice, del vecchio articolo 49, comma secondo, e il codice nuovo del 1930, l'articolo 52, vedete già che la norma più vecchia, più antica, era molto più snella, era molto più di semplice comprensione e tra l'altro contemplava soltanto un determinato tipo di bene giuridico quando si andava a verificare i casi di legittima difesa, cioè il vecchio codice prevedeva la possibilità di invocare la legittima difesa soltanto laddove la reazione dell'aggredito fosse stata tesa a difendere la propria sfera di integrità fisica o la propria vita. Ve ne rendete conto perché il riferimento letterale è al termine violenza, cosa che poi invece viene un po' scemando nella disposizione dell'articolo 52, poi vedrete perché. Questo perché il codice Zanardelli arrivava alla sua promulgazione all'esito di quella che era stata una produzione accademica, un'area di studio che basava le proprie radici sul cosiddetto diritto penale liberale, o comunque scuola classica del diritto penale. Uno dei maggiori esponenti di questo momento storico era Francesco Carrara, che è per noi penalisti è una figura praticamente leggendaria, professore universitario della cattedra di Pisa, diritto penale, avvocato e comunque insomma giurista. Lui è del Marsico. Sì, probabilmente il migliore di sempre. E l'impostazione era un'impostazione, come dicevamo, liberale. Lui era l'ultimo probabilmente esponente di questa dottrina, di questa scuola che si rifaceva agli antichi principi, agli antichi precetti dei canonisti medievali, poi ripresi dai vari codici preunitari, codice napoleonico, codice anche del Regno delle Due Sicilie, che era molto, molto importante anche allora, e poi dai codici del Regno di Toscana e del Regno Sardo-Piemontese. In poche parole, per questi giuristi, per questo periodo storico, tutto quanto andava parametrato
al moderami inculpate tutele, cioè era un principio di origine romana, però poi elaborato più finemente durante il periodo medievale, e che letteralmente andava ad indicare il limite alla difesa incolpevole. Quindi tutta quanta no, la produzione del pensiero era tesa a cercare caso per caso qual era il limite alla difesa incolpevole, limite che probabilmente anche per tradizione, direi sì, tipicamente italiana, veniva individuato, ravvisato nell'aggressione, nella reazione alla tesa a difendere la propria integrità fisica e la propria vita. Diceva Carrara, certamente non alla roba, chiamava i beni patrimoniali la roba. Ecco, voi adesso ci arriveremo, vedete semplicemente dalla comparazione dei testi che nel momento di passaggio dall'impostazione classica liberale, l'impostazione poi che abbiamo anche noi oggi, c'è proprio un diverso approccio all'oggetto della reazione, perché nel momento in cui si passa dal codice del 1889 al codice del 1930 c'è l'avvento del fascismo, un momento storico sicuramente peculiare del nostro paese. Poco prima comunque dell'avvento del fascismo c'era già stata la scuola positiva, quella famosa di Ferri e di Lombroso, che aveva cominciato a dare dei colpi, no, all'impostazione classica, all'impostazione liberale, perché comunque si pensava che probabilmente quel tipo di diritto penale era troppo morbido per poter andare a disciplinare situazioni di vita di tutti i giorni, comunque quando si andava a cercare di processare i cosiddetti delinquenti per tendenze, delinquenti incalliti, comunque figure personologiche molto, molto peculiari, molto particolari. Durante la vigenza del vecchio codice il fatto di difendere la proprietà non avesse un peso, diventava rilevante quando il proprietario del fondo, il proprietario della casa, reagiva all'intrusione che poteva derivare da un soggetto non propriamente classificabile come semplice ladro, ma che poteva essere in qualche modo scambiato, confuso per un assassino, qualcuno che portava un'offesa anche alla vita e all'integrità fisica propria e dei familiari. E questo quando c'erano delle situazioni di furto notturno, delle situazioni che potevano portare al saccheggio e alla devastazione, delle situazioni che potevano portare all'incendio. Quindi comunque circostanze, immagini che lasciavano evocare quasi automaticamente, o comunque il senso era anche quello di un pericolo all'integrità fisica e alla vita, non soltanto agli aspetti patrimoniali. Cosa diceva Carrara? Cosa diceva il diritto penale classico del codice Zanardelli? Diceva che e poteva essere invocata la legittima difesa come causa di giustificazione soltanto laddove la difesa pubblica, il monopolio della violenza era statuale, comunque soltanto dove la difesa pubblica non sarebbe mai stata in grado di arrivare tempestivamente, allora in quel caso la difesa privata poteva intervenire, e soltanto però nella misura in cui la difesa pubblica non fosse intervenuta. Altro requisito che prevedeva il diritto penale liberale, e come si fa a risolvere il conflitto tra intervento della difesa pubblica e intervento della difesa privata? Si doveva andare a verificare, ad analizzare la giusta, diceva Carrara, giusta necessità del momento, quindi da valutarsi caso per caso senza automatismi, e la giusta necessità del momento contingente andava ad offrire la causa e la misura del legittimo esercizio della difesa privata, della reazione difensiva. Altro requisito, come dicevamo prima, diceva il diritto penale classico, si può reagire per difendersi da aggressioni portate soltanto contro la vita, le membra e la pudicizia, quindi anche i casi di interventi difensivi per difendere
un soggetto da un caso di violenza sessuale poteva essere una scriminante, non però contro la roba. La roba all'epoca non aveva rilevanza se non nei casi che vi ho appunto elencato prima. E poi ultimo requisito, bisognava andare a verificare o comunque ad analizzare il male minacciato. Bisognava cioè andare a capire se il male minacciato, l'aggressione portata dall'estraneo, portata dall'agente, fosse un male ingiusto, grave ed inevitabile. Allora, in presenza di questi quattro requisiti, la reazione difensiva era legittima ed era il fatto non costituiva reato. O non era, comunque si diceva, il fatto non è antigiuridico, è tollerato dall'ordinamento, è permesso dall'ordinamento, a volte poteva anche essere, ad esempio nel caso dell'intervento del soccorso difensivo, poteva essere imposto dall'ordinamento. Comunque, dicevamo, in breve, con l'affermarsi della scuola positiva e l'avvento del fascismo, del periodo fascista, anche se vedremo poi che la disposizione dell'articolo 52 non è che richiama propriamente gli ideali del fascismo, comunque va bene, è stato un periodo di grandi cambiamenti e probabilmente l'amore, no, per il ritorno agli antichi fasti della Roma imperiale voleva in qualche modo, o suggeriva in qualche modo, l'apparato statale di quel momento a cercare di rivedere il concetto di legittima difesa. Quindi in questo momento di passaggio non soltanto o non più la legittima difesa come reazione a tutela di un bene di tipo integrità fisica o vita, ma anche adesso l'incorporazione di beni giuridici diversi, disomogenei, come la proprietà, come anche l'onore. E questa estensione dal punto di vista del periodo, questa estensione, questo ampliamento della legittima difesa anche ad altri beni, dal punto di vista degli studiosi del tempo, in particolare poi quelli che sono stati incaricati di elaborare il progetto del nuovo codice penale, cioè Arturo Rocco e Vincenzo Manzini, sostanzialmente dovevano rispondere al diktat del fascismo di Mussolini, che prevedeva una sorta di simbolica incorporazione dei cittadini, dei proprietari in armi nella struttura difensiva dell'apparato statale. E quindi la prima versione dell'articolo 52 era questa: non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa grave e ingiusta. Entra il termine diritto, cosa che non avevamo nella versione precedente, nel vecchio codice Zanardelli. Il diritto può essere appunto qualsiasi cosa, non soltanto la vita o l'integrità fisica, non soltanto le membra, ecco, diciamo così. E infatti la differenza dal vecchio codice è notevole, perché appunto sparisce il termine di violenza attuale ingiusta. Violenza per il vecchio codice Zanardelli andava proprio a significare il fatto che la legittima difesa, comunque l'intenzione del legislatore era quella di creare una disposizione capace di reagire permettere insomma al cittadino di reagire a violenze fisiche poste contro la propria persona. Il termine appunto violenza quindi escludeva l'aggressione ai beni e viene quindi sostituito dal periodo pericolo attuale di un'offesa grave ed ingiusta. E allora, in questo primo momento, no, in questa prima, come dire, esposizione, ci sono state delle reazioni, ci sono state delle reazioni accademiche, delle reazioni da parte dell'avvocatura, delle reazioni da parte anche della giurisprudenza. Capite però che il momento per criticare non era esattamente il più propizio, ma qualcosa c'è stato. E in particolare è stato posto il problema sul
sull'impossibilità sia strutturale della disposizione sia anche di opportunità di abbandonare il principio liberale del limite della difesa incolpevole. E questo, in realtà la critica è stata fatta in modo molto fine, perché in qualche modo con una sorta di utilizzo di psicologia inversa sono riusciti senza alzare barricate su questa frangia un po' più accorta degli addetti ai lavori, sono riusciti a far cambiare un po' inquadramento al legislatore dell'epoca. Sostanzialmente il ragionamento era questo, si diceva fate attenzione perché conducendo oppure concedendo la difesa privata di intervenire anche con riferimento a fatti bagatellari, si faceva all'epoca l'esempio del furto del grappolo d'uva, ecco, concedendo questo tipo di reazioni private, difensive, è possibile che si rompa il monopolio della forza attribuito allo Stato. Capiamo che lo Stato fascista era geloso, no? del proprio monopolio, in particolare dell'ordine e dell'uso della forza. E fate attenzione perché in questo modo è possibile che si ritorni nell'anarchia. Lo Stato fascista, diceva uno dei baluardi dello Stato fascista, era sostanzialmente far credere o comunque sostenere di avere riportato l'ordine dove prima c'era il caos. E allora, tramite questa critica molto sottile, in qualche modo si è riuscito, queste frange un po' più illuminate, ecco, sono riuscite a far ripensare gli autori, no, del progetto di riforma Rocco e Manzini, e sono riusciti a in qualche modo a costringerli a introdurre il principio, un concetto di proporzione. In proporzione tra l'offesa e la reazione difensiva. Dopo vedrete che in realtà la struttura è stata lasciata appositamente aperta e non voglio dire indeterminata, non voglio dire generica perché non è corretto, però la struttura codicistica, il testo della norma, semanticamente è stato appositamente lasciato vago e aperto per permettere agli interpreti, in particolare alla giurisprudenza, al giudice, di andare a pesare caso per caso. Una capacità che probabilmente adesso si è persa. Noi ci hanno abituato ad avere delle categorie fisse, no? a cercare di poter ricondurre tutto quanto ad una terminologia, comunque a delle situazioni che in qualche modo sono già state previste. All'epoca non era così, anche perché probabilmente non c'era l'esigenza di andare a disciplinare tutto lo scibile e forse perché c'era la consapevolezza che non fosse possibile disciplinare anticipatamente tutto lo scibile, probabilmente, appunto, sicuramente, anzi, la produzione, lo scambio, il contraddittorio era molto più suggestivo e produttivo. Ecco, allora io ho finito il mio intervento, vi lascio con appunto il testo attuale, in particolare dell'articolo 52 e dell'articolo 2044 del Codice Civile. Cedo la parola prima al collega Violato, che ci spiegherà dal punto di vista civilistico quali sono le conseguenze che dal punto di vista economico possono farsi derivare dall'aver agito in presenza della scriminante della legittima difesa, o l'aver agito travalicando i limiti della scriminante, e infine di aver agito sull'erroneo convincimento della sussistenza della scriminante. Sembra difficile, ma in realtà non è così, è molto intuitivo, vedrete. E poi infine il collega Carraro si occuperà della panoramica dal punto di vista penale della struttura dell'istituto e chiarirà le conseguenze delle azioni in punto penalistico dettate dall'istituto. Cedo la parola al collega Milano. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera sarò particolarmente breve perché, come avrete capito, il tema riguarda soprattutto il diritto penale. Il diritto civile comporta, per così dire, le conseguenze monetarie, no, economiche da un fatto commesso nell'esercizio o meno della legittima difesa. Mi interessa darvi gli strumenti per capire come
questo fenomeno di risarcimento, di restituzione del denaro funziona in relazione appunto ad un fatto commesso nell'esercizio della legittima difesa. Ci sono due articoli, uno è il 2044, lo conoscete, l'altro molto più importante e generale è il 2043, che fonda la responsabilità extracontrattuale. È molto semplice, dice: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Banalmente, questo è l'articolo che utilizziamo per ottenere un risarcimento dei danni da chi ci viene addosso in macchina, no? Se qualcuno ci viene addosso in macchina, ci provoca delle lesioni, noi avremo la possibilità, sfruttando il testo di questo articolo, di andare ad ottenere del denaro da questa persona che servirà a ristorarci di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che abbiamo patito. Ci siamo tagliati, ci siamo rotti un braccio e così via, avremo diritto di ottenere un risarcimento dei danni. Questo articolo funziona in tutti i casi in cui non c'è un rapporto contrattuale tra le parti, per cui se io dovessi, uscito da qui, prendermi un pugno in faccia da qualcuno, avrei il diritto di citare questo soggetto in giudizio e di ottenere un risarcimento dei danni da questa persona per appunto i danni alla salute che mi ha provocato, un danno d'immagine, un danno alla salute, il dolore anche che provo e così via. Però attenzione, in questo sistema generale entra il 2044, entra la legittima difesa, che al primo comma dice: non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Se esco di qua e prendo un pugno in faccia, ma lo prendo perché io per primo ho aggredito un altro soggetto, d'accordo? Ecco che chi mi ha sferrato questo pugno potrebbe ben dire: beh, ma io non è che ho preso l'avvocato violato, l'ho preso di mira e gli ho dato un pugno. Ha iniziato lui, mi ha aggredito e mi ha messo in una condizione di necessità, cioè in una condizione dalla quale io non potevo fare altro che rispondere in questo modo. Ecco che anche secondo il diritto civile c'è questa sorta di, diciamo, la scriminante di causa di non punibilità. Ecco che in questo caso io non avrò più la possibilità di andare da questa persona a dire: adesso mi restituisci e mi risarcisci dei danni che ho patito per il pugno che mi hai dato, perché il pugno che mi ha dato non è sorto, voglio dire, da un'iniziativa di questo soggetto, ma è il fatto è sorto a causa di una mia condotta aggressiva e di un pericolo che io ho causato nei suoi confronti e che non poteva essere evitato da questa persona se non reagendo, ok, in questo modo. Questo quindi, prima di tutto, dobbiamo capire che a queste condizioni che abbiamo, come dire, delineato in modo generale con un esempio concreto molto semplice, quando sussiste una situazione del genere non ho io la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni da questa persona. Nella realtà poi cosa succede? Succede che magari un processo civile parte e succede che io chiedo risarcimento dei danni a questo soggetto perché mi ha dato un pugno, ma a sua volta lui lo chiede a me, perché dice: beh, tu per primo mi hai aggredito, anche tu mi hai dato un pugno e anche tu mi hai causato dei danni. L'esito di un processo civile di questo tipo dipende soprattutto dall'esito del processo penale. Processo penale che è la chiave per determinare la condotta delle parti e processo penale che è la chiave per determinare se effettivamente sussiste la scriminante della legittima difesa. Potremmo dire in linea generale che questo fenomeno risarcitorio dipende in massima parte da ciò che viene deciso in sede penale. Infatti una domanda che faccio io ai miei colleghi, ma anche allo scopo di stimolare così un po' il dialogo, la riflessione insieme, è una di questo tipo: per ogni caso di legittima difesa parte un processo penale, punto di domanda, e a questo lascerò rispondere i miei colleghi, perché è proprio da qui di solito che parte poi il parallelo processo civile, dove appunto si va a chiedere anche il risarcimento. Però il collega Mazzucato poco fa diceva: non possiamo semplificare tutto, la realtà è molto più complicata. Io potrei reagire a un'aggressione in un modo davvero sproporzionato, quindi di fronte ad uno spintone potrei
travalicare i limiti della legittima difesa e aggredire brutalmente qualcuno in un modo davvero, appunto, sproporzionato. Forse questa è la parola che ci deve rimanere un po'. Ecco, in questo caso, se agisco oltre i limiti della legittima difesa, ecco, a questo punto sorgerà a mio carico l'obbligo di risarcire, quindi di pagare questa persona che, certo, da un punto di vista posso dire ha iniziato lui, mi ha dato uno spintone, mi ha provocato, mi ha dato lui un cazzotto, ma io ho reagito in modo estremamente sproporzionato, travalicando i limiti della legittima difesa, e questo è il caso in cui potrei io essere condannato a risarcire i danni nei confronti di questa persona. E è un'eventualità questa che si è verificata nella nostra casistica nazionale, no? Cioè, e spesso ci indignano anche questi casi dove si sente che entra un soggetto, no, a casa di qualcuno allo scopo di rubare e purtroppo finisce o gravemente lesionato, gravissimamente lesionato o addirittura morto. Questo è uno di quei casi che potrebbero portare il soggetto che stava per subire il furto a dover pagare i danni al ladro o alla famiglia del ladro se questo viene ucciso. Vedete, torniamo nel sistema della proporzionalità tra offesa e difesa, no? Quindi io che credo, anzi che esercito, che penso di esercitare la mia legittima difesa, potrei ritrovarmi a dover pagare del denaro perché ho travalicato dei limiti, non ho rispettato questa proporzione, diciamo così, questo bilanciamento, ecco, tra offesa e difesa. C'è un ultimo caso di cui vi parlo, che è quello della legittima difesa putativa, di cui ha parlato poco fa il collega. Di che cosa si tratta? Nella casistica che conosciamo dovete anche pensare che dei fatti, sì, che sono al limite dell'immaginazione, ma d'altronde lo sappiamo, la realtà supera sempre di gran lunga l'immaginazione, anche per quello che vediamo, insomma, giornalmente, può succedere, e ben è successo, che qualcuno facesse uno scherzo a qualcun altro, magari nel buio, in una situazione un po' particolare, e che il soggetto vittima dello scherzo, spaventato dallo scherzo, ma credendo erroneamente che si trattasse di una vera aggressione, reagiva ed effettivamente causava un danno all'aggressore. Ma col senno di poi si capiva che in realtà non c'era una vera aggressione, no? Non c'era un vero pericolo concreto, c'era uno scherzo. Uno scherzo che però nella mente di chi ha reagito allo scherzo è stato percepito come un pericolo grave e attuale. Questa è la legittima difesa putativa, cioè crediamo di esercitare, di comportarci nell'ambito di questa scriminante, di esercitare la legittima difesa, ma le circostanze oggettive in realtà non erano quelle, non c'era un'aggressione, era un banalissimo scherzo. E allora in questo caso siamo costretti a risarcire i danni o no? La valutazione è molto delicata e va fatta soprattutto con riferimento alla, diciamo, scusabilità dell'errore, cioè presa una persona media qualsiasi, vittima di questo scherzo, possiamo dire che effettivamente tutti noi in quella situazione avremmo percepito un pericolo? Oppure potremmo dire che in realtà buona parte o addirittura tutti noi in quella situazione avremmo ben capito che era uno scherzo e che non dovevamo aggredire questa persona? Questa è la valutazione che ci consente di andare a rispondere alla domanda: sì, abbiamo esercitato la legittima difesa putativa o meno, e quindi siamo tenuti al risarcimento o meno. Anche questa valutazione, che si fa normalmente in un processo civile, è figlia, per così dire, di ciò che viene accertato nel processo penale. L'ultima cosa che vi dico, e che mi è stata spiegata proprio oggi, perché sapete, insomma, il penale non è la mia materia, è questa qui, ovvero sia, se, e questo ce lo diranno meglio tra poco i colleghi, se in un processo penale chi agisce nella consapevolezza, falsa o meno che sia, insomma, nella convinzione di agire, appunto, per la propria legittima difesa, ok? Se questo lo fa, come dire, eccedendo i limiti, potrebbe essere ritenuto responsabile del fatto, quindi anche di un reato e quindi anche del risarcimento. Però si pone un problema di prova,
cioè bisogna andare a provare che questo soggetto effettivamente ha ricevuto solo uno spintone e poi in realtà ha ammazzato di botte questo provocatore. Deve essere raggiunta la prova e anche in un certo modo, di una certa consistenza, che si sono travalicati i limiti della legittima difesa. E qui, correggetemi se sbaglio, nel processo penale, e questo forse è l'unico grande momento di separazione tra la parte penale e la parte civile, nella parte penale, se la prova non viene raggiunta, la prova che ha ad oggetto l'aver travalicato i limiti della legittima difesa, se questa prova non viene raggiunta, l'imputato viene assolto. Ma nel diritto civile non ci si, e nel processo civile non ci si potrà avvalere di questo meccanismo di prova per poter dire: beh, giudice, io nel processo penale sono stato assolto e perché non è stata raggiunta la prova del fatto che io ho travalicato i limiti della legittima difesa, quindi non sono neanche tenuto a risarcire i danni. Eh no, nel processo civile vige un sistema di prove radicalmente diverso e nel processo civile sarò io onerato di dimostrare al giudice che in realtà ho agito o per legittima difesa o per legittima difesa putativa. Cioè sarà mio l'onere di dimostrare che ciò che ho fatto è stato sostanzialmente regolare. Per cui potremo trovarci in questa situazione paradossale di una soluzione nel processo penale e invece di una condanna a risarcimento nel processo civile. Io con questo ho finito e cedo la parola ai colleghi. Grazie Marco. Allora, beh, direi che probabilmente il collega Carraro si può agganciare a questo ultimo, a questo ultimo argomento, profilo. Ti do lo spunto e ti dico che l'aggredito non ha una bilancia in mano. Sì. Questo è fondamentalmente un richiamo ad un brocardo latino che viene spesso richiamato in termini in tema di legittima difesa proprio in tema di proporzione, ed è volto a significare che fondamentalmente nella situazione concreta che ci si trova a vivere, cioè quando si subisce un'aggressione ingiusta, è difficile parametrare, cioè non si ha la bilancia perfetta in mano per parametrare perfettamente che cosa è proporzionato, e di conseguenza questo rientra tra uno dei più grossi problemi della legittima difesa. Sorridevo poco fa dicendo a Giorgio: ho tempo, guardando l'orologio. Perché? La legittima difesa è un tema a me molto caro, io torno indietro di circa 10 anni, perché 10 anni fa l'ho studiata in maniera molto profonda, la legittima difesa, per esigenze universitarie, ed è uno tra i temi, secondo me, più complessi del diritto penale, proprio per come è strutturata. Cioè è una norma che aggancia tutta la struttura del reato nel diritto penale. E ora mi spiego e spiegherò perché. In termini più possibile accessibili, rapidi, ma è necessario perché è una norma estremamente tecnica. Cioè l'articolo 52 del codice penale, come ci ha detto Giorgio prima, nasce, sì certo, nel codice Rocco, nasce da uno dei legislatori più capaci della storia italiana. Questo va rimarcato. È vero che è un codice che ha un'impronta autoritaria, un codice del 30. Ma la capacità tecnico-linguistica che aveva quel legislatore, ahimè, oggi non c'è. Quindi ogni parola ha un peso perfetto, specifico, precisissimo, che va a calibrarsi e a innestarsi in tutta la struttura del codice penale. Faccio un brevissimo passo indietro, non per essere formalista, ma per far capire quali sono i piani sui quali noi ragioniamo. E mi aggancio a quello che diceva il collega prima, così do anche un chiarimento sul profilo penalistico. Il tema di chi ha l'onere della prova, cioè che cosa va provato in dibattimento, dipende da come è stata formulata l'imputazione. Mi spiego. Il pubblico ministero potrebbe ritenere che ci sia un eccesso di legittima difesa e allora ci incrimina per un omicidio colposo, poniamo, io ho sparato all'altro, classico esempio, non era necessario secondo il pubblico ministero, quindi l'incriminazione è un 589, cioè omicidio colposo derivante dall'eccesso colposo di legittima difesa. Potrebbe però anche essere una cosa diversa, potrebbe essere un omicidio volontario per il pubblico ministero, dicendo: la situazione non è che è sfuggita di mano al soggetto, il soggetto che pretesamente si difende era felicissimo perché accarezzava le canne del fucile da un anno, finalmente ha avuto la possibilità che qualcuno gli entri in casa e ha potuto sparare. Quello è un omicidio volontario, allora.
Ergo, l'imputazione comincia ad essere questa, cioè la persona che dice di essersi difesa in realtà ha commesso un omicidio. Conseguentemente l'articolo 27 della Costituzione dice che vi è una presunzione di innocenza, non di non colpevolezza, di innocenza, questa è una cosa che va bene sottolineare secondo me, va bene? E conseguentemente da questo significa che l'onere della prova sta in capo alla pubblica accusa, cioè fino a che la pubblica accusa non avrà provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che si è voluto uccidere una persona o che per colpa si è uccisa una persona superando appunto in maniera colposa i limiti della legittima difesa, quella condanna non potrà arrivare, quindi in questo senso lo stato di dubbio gioca a favore dell'imputato che verrà assolto. Attenzione però, nel momento in cui l'imputato chiami, cioè si voglia difendere, in Inghilterra si parla proprio di defense apposta per questo, cioè dica io non ho commesso un omicidio, io mi sono difeso perché ero in una situazione rientrante nell'articolo 52, cioè rientrante nella sussistenza della fattispecie della legittima difesa, la prova che sussiste da legittima difesa deve darla lo stesso soggetto che si difende. Ecco perché diventa più complesso sotto questo profilo andare a provare anche in dibattimento che tutti i requisiti previsti dall'articolo 52 sussistano. Fatta questa premessa, dove già cominciate a capire quanto possa essere complicato dal punto di vista tecnico, scendo ancora un po' di più nel dettaglio, poi vi assicuro con degli esempi ci capiremo meglio. Il primo passaggio da capire è questo: ogni reato si struttura per come è oggi la teoria cosiddetta tripartita maggioritaria con il quale viene compreso il reato analizzato, si scende in tre elementi: il fatto tipico, l'antigiuridicità e la colpevolezza. Quando noi parliamo di legittima difesa stiamo agendo sul secondo di questi fatti, cioè sull'antigiuridicità, tant'è che la legittima difesa rientra nelle cosiddette cause di giustificazione o scriminanti, diverse dalle cosiddette scusanti. Perché faccio tutta questa distinzione? Perché gli effetti cambiano. Quello che diceva prima il collega è esattamente perfetto nella misura in cui noi parliamo di una legittima difesa pienamente integrata, cioè una scriminante. Perché? Perché c'è un fatto che astrattamente rientra nella fattispecie prevista dal codice penale. Se io sparo a una persona e la uccido, quello astrattamente rientra nella fattispecie di omicidio, 575 del codice penale. Ma quella fattispecie che quindi integra il primo pilastro, il fatto tipico, non è antigiuridica nella misura in cui sia stata commessa nella situazione di legittima difesa. Cioè viene meno la contrarietà all'ordinamento. E questo giustifica il perché non ci sia un risarcimento del danno, perché si dice, con un latinismo ma che è molto efficace in questo caso, si dice che quel tipo di fatto tipico non è sine ius, cioè non è senza diritto, è legittimato dal diritto, perché è lo stesso articolo 52 che ci dice che al sussistere di certe condizioni non solo non è punibile, ma è lecito difendersi. Quindi questo è il primo passaggio dal punto di vista giuridico che spiega perché in caso di legittima difesa piena, quindi in caso di applicazione dell'articolo 52, non ci sia una forma di risarcimento del danno. Cosa invece leggermente diversa, lo vedremo poi perché questo è l'aspetto in realtà più intricato nelle fattispecie reali, quando non si parla di sussistenza di una vera e propria legittima difesa in termini discriminanti, ma ci sia un eccesso di legittima difesa che però non possa essere definito troppo facilmente colposo. Mi spiego con un esempio molto facilmente. Classica situazione: si è in casa, si sta dormendo, magari si avvicina una compagna, un figlio piccolo che sta dormendo, si sente un rumore, si accendono le luci, si sente che c'è movimento, nonostante vengano accese le luci, il movimento continua. Si scendono le scale, cercando di darvi un'immagine, si scendono le scale. Si vede che c'è una persona, la persona è travisata in volto, la persona ha in mano degli strumenti che potenzialmente sono atti ad offendere, penso, bel cacciavite, bello lungo. Situazione di potenzialmente di panico, di paura, non si capisce bene che cosa possa succedere. Qualche istante dopo si scorge che c'è un'altra persona, non è da solo, sono in due, forse in tre, tutti e tre col volto travisato. Tutti e tre con degli strumenti da scasso, che però potenzialmente possono rivolgersi contro la persona. Persone che, nonostante abbiano sentito le voci, nonostante abbiano sentito la luce che si accende, nonostante magari abbiano visto pure il cane che viene lasciato correre lì contro, non desistono,
Non sto dicendo a caso tutti questi elementi, perché poi vedremo rappresentano la concretizzazione di elementi della fattispecie del 52 secondo comma. E sono tutti elementi che dal punto di vista criminologico hanno un'importante valenza. La mancata desistenza, in particolare, davanti a dei segnali chiari, significa che il tipo di condotta è una condotta che tendenzialmente può degenerare. Cioè non è un mero furto dentro l'abitazione, è una persona che è disposta ad accettare il confronto persona con persona pur di portare a realizzazione il proprio intento criminoso, e quello diventa particolarmente pericoloso. In questa situazione, poniamo, questa persona, cioè la persona che subisce il furto in casa, per paura, per uno stato che viene definito di solito astenico, tecnicamente si chiama così, reagisce in maniera scomposta, cioè va oltre la proporzione di ciò che sarebbe stato necessario in quello specifico momento. Qui cosa succede? Che ci fosse una situazione scriminante è evidente, perché c'è una situazione di costrizione, di necessità e di volontà difensiva in qualche misura che viene appalesata dalla situazione concreta. Ma, questo diamolo per assodato, nell'esempio che vi sto facendo, si tracima quello che sarebbe sufficiente per garantire la difesa. In questa situazione dovremmo parlare di un eccesso. Bisogna capire se quell'eccesso è un eccesso colposo oppure no, e se quel tipo di eccesso, anche laddove sia colposo, sia meritevole di che tipo di sanzione dal punto di vista penale e come ruoti in sede civile. Ed è qui il grosso problema sul quale si è cercato di mettere le mani nel testo normativo ad un certo punto, ma questo è il mio personale modo di vedere le cose. Non si è messa mano al testo in maniera particolarmente oculata, perché si è cercato di prendere ciò che c'è nel diritto penale tedesco, in particolare nel paragrafo 33 del Strafgesetzbuch, e si è cercato di trapiantarlo all'interno del codice penale italiano, ma non ci sono gli stessi presupposti di applicazione, con la conseguenza quindi che si è fatto un potpourri che non funziona. Faccio un passo indietro, un grande passo indietro. La legittima difesa ha radici lontanissime, veramente lontanissime, perché Giorgio prima ha ricordato alcuni passaggi del grandissimo Carrara, dei codici precedenti, del codice Zanardelli o di alcune legislazioni. Io prima scherzavo dicendo che le citazioni che diceva Giorgio si arriva fino alle 12 tavole, ma non scherzavo tanto a dire il vero, perché nelle 12 tavole si trova la prima vera forma di codificazione di una forma di legittima difesa, che peraltro è duplice. Perché dice, vado a memoria, con il latino delle 12 tavole, ma dice, si nox furtum faxit, si im occidit, pure Gesù VI. Cioè, se viene commesso un furto di notte e il ladro viene ucciso, è stato ucciso iure, cioè legittimamente. Si luci, cioè se di giorno, in doco implorato e si tello defendit, cioè di giorno soltanto se ci sono certi requisiti che vengono chiamati la ploratio, cioè che viene chiamato sostanzialmente il vicino, cioè viene manifestata la situazione aggressiva che si sta subendo, e si aggiungeva si tello defendit, e si, sì, esatto, cioè se si fosse il ladro in qualche misura a sua volta difeso con un'arma, la traduco così. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che già nelle tavole nel diritto romano si individuava una prima distinzione tra il furto cosiddetto notturno e un furto invece ordinario, e quindi la legittima difesa notturna e la legittima difesa ordinaria. E quella notturna era molto più larga, cioè il semplice fatto che venisse perpetrata un'aggressione in momento notturno legittimava la risposta anche più lesiva, cioè la risposta mortale sostanzialmente. Invece, in un'ipotesi di aggressione normale, ordinaria, che noi veicoliamo quasi in forma allegorica, d'accordo, col giorno, con la luce, adesso dirò anche il perché, richiede la sussistenza di determinati requisiti, che molto rapidamente possiamo portare all'attualità del pericolo, cioè io sono veramente in un momento in cui vengo aggredito, e quindi quello che manifesto come risposta è una risposta difensiva, non è una vendetta. È una risposta difensiva perché non ho altro modo di salvaguardare i miei beni personali principalmente. E l'endoco è plurato, questa era l'endoco plurato. Mentre se te lo defendi, cioè
il mezzo attraverso il quale ci si difende implica una proporzione tra quello che succede nell'aggressione e quello che succede nella reazione difensiva. Perché vi dico questo? Perché un po' alla volta voglio arrivare ai giorni nostri, ma devo fare ancora alcuni passaggi in mezzo, facendovi capire che sin dall'inizio, sin dall'origine, se vogliamo definirla così, della giuridicità occidentale, abbiamo una distinzione. Dicevo, notte e giorno. C'è un bellissimo articolo, se non ricordo male, si chiama, è di Luigi Lacquè, che scrive bene e spiega molto bene perché si faccia questo riferimento. Qui dice, l'illuminazione è un qualche cosa, una conquista relativamente recente, se guardiamo in un panorama con uno zoom molto ampio la storia umana. E ovviamente cos'è che è più complesso da combattere? Ciò che non si conosce. Flisse. Ergo, l'aggressione che avviene in ambito notturno, quindi dove si ha una minore capacità difensiva, quindi nell'abitazione, per esempio, dove c'è la proiezione massima all'esterno della propria personalità, dove una persona deve poter ritenere di essere tranquilla, di essere protetta, dove non c'è la possibilità di fuga, perché tendenzialmente, anche dal punto di vista sociologico, io non fuggo da casa mia. Mentre se sono in strada posso cercare di fuggire, da casa mia è il luogo in cui mi devo sentire sicuro, protetto. Quindi un'aggressione perpetrata dentro il domicilio è già un'aggressione che in qualche misura lascia intendere la possibilità che ci sia una progressione verso la lesione alla persona, e quindi è più grave, e quindi legittima una reazione più forte. Dall'altro lato invece, un tipo di legittima difesa che possa essere perpetrato innanzi e in contrasto ad una aggressione non perpetrata all'interno del domicilio è, per certi versi, in certe situazioni, più facile, passatemi il termine, da combattere. Perché? Perché c'è sempre la possibilità, teoricamente, del cosiddetto commodus discessus, cioè evitare la situazione. Veniva fatto per esempio prima l'esemplificazione della rissa o dell'amico che prende a pugni l'altro amico e via dicendo. Lì, teoricamente, dopo il primo spintone, se c'è la possibilità di ritrarsi dallo spintone, cioè di non accettare la sfida, di evitare la situazione appunto degenerativa, è evidente che è necessario, è imposto farlo. Non è che se uno mi dà uno spintone allora io sono legittimato a massacrarlo perché ha cominciato lui. Altra frase che si sente tante volte dire: se mi dà il primo pugno io posso fargli quello che voglio. No, non funziona così, non è mai funzionata così, non funziona così nemmeno oggi. Ma ci sono appunto dei requisiti. Vado veramente a amplissime falcate. Anche all'interno degli ordinamenti della Grecia si parlava dell'oikos, il domicilio, aveva una tutela molto più forte rispetto a tutte le altre forme possibili di tutela personale. Nel rito longobardo, che è quello che dal punto di vista storico precede le positivizzazioni che ci sono state a livello comunale e che poi hanno portato via via alle edificazioni, delle codificazioni moderne. Anche in questo tipo di legislazioni c'è stata sempre più fortemente una certa forza, una certa fissità nel tutelare una legittima difesa veramente molto ampia all'interno del domicilio e una di legittima difesa addirittura osteggiata sotto certi punti di vista laddove fosse fuori il domicilio. Perché questo? Penso appunto al diritto longobardo. Il problema erano le faide vere e proprie che accadevano, per cui se io ho ucciso tuo cugino tu puoi uccidere il mio cugino legittimamente, un po' alla volta ci sterminiamo sostanzialmente. Questo era quello che succedeva, con un altro grosso problema che prima citava Giorgio, cioè che lo Stato perdeva il monopolio. Lo Stato in questo modo perdeva il monopolio della forza pubblica, perdeva l'ordine, che è l'aspetto fondamentale alla base di ogni cellula statale. Io dico Stato in termine molto ampio, a prescindere dalle varie forme di governo che vengano a essere prese in considerazione. Arrivo velocemente, perché altrimenti potremmo parlare nell'infinito, a tempi leggermente più moderni. Tenete in considerazione che sullo sfondo c'è il diritto canonico, c'è la Chiesa, che ad un certo punto prende un potere molto forte anche dal punto di vista temporale e che ha una grandissima forza nei giuristi dei quali può disporre, perché i giuristi del diritto canonico e del diritto ecclesiastico sono dei giuristi che permettono di introdurre un elemento che prima non era molto chiaro,
cioè la volontà di difesa. Questo, che viene spesso banalizzato, è fondamentale per orientare la fattispecie, orientare l'interpretazione. Poi lo vedremo. In Italia, tenete presente questo, la legittima difesa lavora in termini esclusivamente oggettivi, cioè a prescindere da quella che è la volontà personale, cioè di difendersi o di fare altro rispetto alla difesa, se dal punto di vista oggettivo sussiste la fattispecie, si applica la legittima difesa. Ma questo non funziona per tutti gli ordinamenti. In Germania, per esempio, se sussiste dal punto di vista oggettivo la legittima difesa, ma non c'è la prova di una volontà difensiva, e allora si applica la cosiddetta scriminante incompleta, cioè si applica comunque una sanzione che viene ridotta. Mi spiego cosa vuol dire dal punto di vista pratico. Se io sono a cena con Giorgio, abbiamo litigato per questioni di lavoro, io sono furente con lui, tiro fuori una pistola e gli sparo. La telecamera che c'era nel ristorante ci permette di vedere che Giorgio, che era più furente di me nei miei confronti, aveva la pistola puntata sotto di me, sotto il tavolo, e stava per fare fuoco, perché poco prima l'aveva detto a Marco, quindi abbiamo anche la prova procedendo proprio dal punto di vista processuale, stasera ammazzo Luca. Marco gli aveva anche detto non farlo, però Giorgio aveva deciso e voleva ammazzare. In questo caso in Italia opera da legittima difesa, perché abbiamo la prova che la situazione dal punto di vista oggettivo è stata, io ero in una situazione di pericolo attuale e concreto per la mia incolumità personale, bene vita, ho reagito in maniera proporzionata perché ho messo a repentaglio, cioè ho reso il suo bene vita, quindi un bene equivalente nella scala del bilanciamento dei valori, e l'ho fatto incontinenti, direbbero i latini, cioè esattamente in quel momento. Conseguentemente dal punto di vista oggettivo sussiste la scriminante. È ovvio che è un'ipotesi di scuola, d'accordo, ve l'ho stereotipata appositamente, però questo è il concetto. In Germania non funzionerebbe così. Io sarei punito per omicidio con una diminuzione sensibile di pena. Questo perché? Perché, ripeto, quel famoso diritto canonico, cioè quello che stava alla base della Chiesa, aveva portato... Posso fare un esempio concreto sul punto? Sì, qua. Dimmi qua. È la sfida duello nel parcheggio dello stadio. Sì, quello però è intervenuto dopo. Ci arriviamo anche su quello, però è una cosa leggermente diversa. Il diritto canonico, dicevo, quindi porta quello che si chiamava diritto foro interno sul piano della valutazione penalistica, cioè richiede in qualche misura che si vada ad individuare la volontà difensiva. E qui mi lego, corro veloce, ma mi lego tutti i retroterra delle rationes che stanno alla base delle varie forme di legittima difesa. Perché viene ammessa a un certo punto da tutti gli ordinamenti? Anche questa è una domanda interessante, secondo me, da porsi. Cioè, perché tutti gli ordinamenti, in particolare quelli occidentali, più o meno autoritari, riconoscono comunque sempre la legittima difesa? Perché in qualche misura, qui c'è Hegel dietro, la negazione del torto, cioè la negazione dell'aggressione, diviene affermazione, o meglio riaffermazione del diritto. Perché l'aggressione è negazione del diritto. La reazione alla negazione del diritto diventa riaffermazione del diritto, conseguentemente politica statale. Lo Stato fa una scelta di campo e dice io sto dalla parte di chi si difende, perché chi si difende sta riaffermando i principi che io, Stato, sto esprimendo. Di conseguenza, e qui c'è la grande dicotomia poi tra le varie tipologie, chi carica di più questa anima, quella pubblica, cioè della riaffermazione del diritto sul torto, e chi invece propende di più, come è stato, diciamo, in Italia nella seconda parte della storia italiana, in particolare delle interpretazioni che intervengono dopo il periodo del fascismo, per essere poi forse andate alla deriva opposta dal 2006 in poi, cioè l'anima della cosiddetta autotutela, autodeterminazione, autoconservazione, cioè l'idea del singolo che dinanzi a un rischio in particolare di lesione personale non può essere richiesto da parte dello Stato di abbassare le armi e dire fatemi tutto quel che volete. No, istinto di autoconservazione. Se vogliamo trovare altri riferimenti, perché anche su questo, ripeto, la Chiesa è veramente importantissima anche nella patristica. San Tommaso d'Aquino, in una delle sue questiones, porta la cosiddetta teoria del doppio effetto, dicendo se io mi ammazzo qualcuno perché mi sto difendendo, il mio fine, ecco la famosa
il famoso scopo di azione, il cosiddetto elemento soggettivo, lo scopo di azione non è quello di uccidere, quello è un effetto collaterale, il cosiddetto doppio effetto, che deriva però da un atto che dal punto di vista morale è lecito, cioè la cura di sé, la conservazione di sé. Per cui se effettivamente ciò che si sta facendo è la cura di sé, l'effetto negativo che si riversa sull'aggressore è un effetto che è tollerato dal punto di vista morale e deve essere tollerato anche dal punto di vista giuridico. Questo era il ragionamento di base. Non proprio il porgere l'altra guancia. Non è il porgere l'altra guancia, fondamentalmente. Ma ripeto, chiunque abbia voglia, è una lettura non piacevolissima, non sempre, perché il latino è un po' complesso da leggere, quel tipo di latino, però interessante. Il decretale di Gregorio IX, sul punto, sul famoso moderamen inculpate tutele, che è una dicitura canonica della legittima difesa, sono interessantissime su questo. E più rapidamente rispetto all'ordinamento secolare, cioè quello statale, hanno riconosciuto la possibilità di difendersi con legittima difesa, ledendo il bene vita o integrità fisica dell'aggressore per la tutela di beni patrimoniali. Perché per tutelare determinati elementi patrimoniali all'interno della Chiesa ci sono stati alcuni casi trattati nelle decretali appunto di Gregorio IX, nei quali il prete prendeva ammazzate fino ad uccidere l'aggressore che stava cercando di portare via alcune offerte, definiamole così, alcune in realtà non c'erano offerte, alcuni calici dorati e dicendo. Ripeto, è un inquadramento veramente generalissimo perché è ampia, è forte ed è profondissima la storia della legittima difesa. Ma arrivo veloce ai giorni nostri, perché non voglio tediare tutti. Arrivo all'articolo 52. L'articolo 52, ripeto, nella struttura originaria era veramente una perla di ingegneria giuridica. Perché? È una scriminante, come dicevamo prima. È il primo comma dell'articolo 52, sì. Ce l'avete? Sì. Va bene, sì, io tendo ad andare a memoria, ma è meglio che vada a scrivere. Perché questa è una cosa che facciamo spesso noi giuristi. Quando conosciamo bene un argomento, andiamo in memoria. Cosa sbagliatissima, bisogna sempre riprendere il codice in mano. Questa è la prima cosa che ci insegnano e che poi noi insegniamo. Quindi l'articolo 52 del codice penale, il primo comma ci dice che non è punibile, quindi già ci sta dicendo che c'è un fatto che astrattamente sarebbe punibile. Quindi non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto, primo elemento, costrizione, dalla necessità, secondo elemento, di difendere un diritto proprio altrui, come diceva Giorgio, non la vita propria altrui. Okay? Un diritto, quindi il diritto è declinabile sia in forma personale, vita, integrità fisica, integrità sessuale, integrità sotto il profilo dell'onore e via dicendo, sia in chiave patrimoniale, la macchina, l'orologio, il gioiello e via dicendo. Diritto proprio o altrui, quindi anche soccorso difensivo. Se io sono a braccetto con la mia dolce metà e qualcuno comincia a provare a percuoterlo a fare del male, io posso intervenire in legittima difesa in soccorso, anche se l'aggressione non è rivolta a me, d'accordo? Contro che cosa? Contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Quindi ci deve essere, questo significa, una aggressione in fieri, cioè qualche cosa che si sta facendo in quel momento, in questo senso deve esserci l'attualità del pericolo, cioè deve essere sussistente il pericolo che in conseguenza della condotta dell'aggressore ci sia la lesione di un bene della persona che si difende e che ci sia un pericolo, ripeto, in quel momento. Esemplifichiamo così ci capiamo meglio. Un conto è se io trovo la persona che con la chiave, non la chiave inglese, che con la trancia mi sta togliendo il lucchetto della bicicletta e lo prendo per un orecchio e gli dico che cavolo stai facendo. Un conto è se io dopo 3 giorni vedo uno che ha la mia bicicletta e gli sferro un destro in faccia perché lo vedo da lontano e dico, ah, sono in legittima difesa perché mi sono ripreso la bici. No, perché non c'è più l'attualità del pericolo. In quella situazione cosa dovrei fare? Sì, magari provo a fermarlo e chiamo le forze dell'ordine, però non potrei ritenere sussistente in quel caso una legittima difesa. Dal punto di vista giuridico semmai potrei cercare di utilizzare un'altra norma che è la possibilità di arresto del privato, però lasciamo perdere che è un altro tema ancora. E arriviamo al punto fondamentale, quello che ci dice l'ultima parte della norma, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. E qui c'è il grossissimo tema, cioè che cosa significa proporzione?
Giorgio diceva giustamente prima, il passaggio più grande che c'è stato dal codice Zanardelli al codice Rocco, cioè la formulazione attuale dell'articolo 52, è la sussistenza della possibilità di difendere beni patrimoniali, che prima non c'era. Come vi ho detto prima, la legittima difesa si basa fondamentalmente sul bilanciamento del bene che viene leso dalla condotta aggressiva e del bene che viene leso dalla condotta difensiva, che devono essere bilanciati. È a tutti chiaro, no? Che se qualcuno mi sta rubando lo sciroppo d'acero, caso deciso dal tribunale di Stoccarda in Germania, io non posso sparargli alla schiena, perché non c'è proporzione tra le due cose. Cioè, è servita una sentenza per dirlo, però non c'è proporzione, questo è una cosa evidente, palpabile. Però se noi ragioniamo in questi termini, cioè in termini di puro raffronto astratto tra i beni, nel rango costituzionale che si hanno, allora vorrebbe dire che noi non potremmo mai difendere i beni patrimoniali, se ci pensiamo bene. Perché quando arriva il ladro in casa, o vediamo un ladro che ci sta rubando la macchina, cosa facciamo? Diciamo, se non molli tutto ti rubo la tua. È evidente che non può essere quella la proporzione. Ed è evidente che sarà necessario, per potersi difendere, esplicare una certa energia fisica che andrebbe quindi astrattamente a mettere in pericolo l'integrità fisica di quel soggetto. Quindi abbiamo bene patrimoniale difeso contro una possibile lesione del bene persona fisica dell'aggressore. Quindi cosa significa questo dal punto di vista giuridico? Che non possiamo mettere in bilanciamento soltanto in astratto questi beni, perché altrimenti non ci sarebbe mai la legittima difesa dei beni patrimoniali. Significa cioè che dobbiamo calarla nel caso concreto, vedere caso per caso. Perché le cose, dall'esempio dello sciroppo d'acero, potrebbero cambiare se noi mettiamo un'altra ipotesi. Un'anziana signora, molto anziana, molto esile, va a ritirarsi la pensione. Quella pensione per lei magari rappresenta tutto ciò che ha, perché non è una persona che ha una figlia, una parente, non è nessuno, è rimasta sola, vive della sua pensione, fondamentalmente la sua pensione per lei è il sostentamento. Arriva un uomo particolarmente corpulento, non animato da ottime intenzioni, che cerca di rapinarla. La signora tira fuori la rivoltella del defunto marito, allora era sposata, lo minaccia, dice guarda che ti sparo se non stai fermo. Questo, vedendo la signora esile, pensando che lei non abbia coraggio di fare nulla, cerca di scagliarsi su di lei, la signora spara. In questo caso è evidente che questa persona non è che volesse probabilmente fare del male fisico all'anziana signora, voleva rubare la pensione. Ma è evidente anche che l'anziana signora aveva quale altro modo per poter fermare, per potersi garantire in qualche modo. Sì, certo, poi dovremmo andare a vedere se ha sparato sul punto vitale, se ha sparato una gamba, cosa poteva fare. E lì ritorna il non avere la bilancia in mano, perché poi anche su questo i pubblici ministeri a volte dovrebbero riflettere, perché quando ci si mettono 6 anni a fare delle indagini, vedendo con i puntini la balistica quanto inclinato era il colpo, quanto non era inclinato, bisognerebbe mettersi nei panni di chi appunto si è svegliato di notte di soprassalto con un bimbo piccolo che dorme e si trova davanti una persona con una bella spadona in mano. È un attimino difficile distinguere lì, perché cosa chiediamo? Scusa, hai intenzione di ammazzarmi, di farmi male, oppure te ne vai? È evidente che questo non si può fare. Per cui cerco di andare un po' più nel concreto. Avrete capito? Io non è che sono uno che dice si può sparare a vista, questo assolutamente no. Mi piace che la legittima difesa sia una legittima difesa soltanto quando è proporzionata ai requisiti. Detto ciò, questo non significa nemmeno però dire che un soggetto che viene leso in particolare in determinate situazioni, che viene aggredito in certe situazioni, non abbia un certo margine di possibilità difensiva che deve essere come tale valutato poi in sede processuale. Ripeto, bisogna cioè mettersi, ed ecco il famoso elemento soggettivo che in Italia non viene valutato contro, ma non viene nemmeno valutato a favore, cosa che invece dovrebbe essere fatta dal mio punto di vista, cioè comprendere correttamente la situazione astenica, come dicevo prima, nella quale una persona si può trovare. Cioè la situazione di paura, di panico, tutti abbiamo provato per un motivo o per un altro una situazione di paura reale nella vita.
in quel momento si è lucidi, difficilmente si è particolarmente lucidi per prendere la mira o per dare un colpo che non sia troppo forte, troppo piano e via dicendo. Conseguentemente la domanda che secondo me dovrebbe porsi l'ordinamento è: in questa situazione io ordinamento da che parte mi metto? Perché nella misura in cui io richiedo a un soggetto che si stava comportando secondo diritto e che viene leso nei suoi diritti e che cerca di tutelarli, dimostrando peraltro un'inefficienza statale, perché non dimentichiamoci, la legittima difesa arriva perché il monopolio della forza statale non riesce a difendere il cittadino. Se ci fosse il presidio di polizia non varrebbe la legittima difesa, non ci sarebbe l'esigenza di autodifesa del cittadino stesso. Di conseguenza, lo Stato da che parte si mette? Questo è il mio punto di domanda in questa situazione, nella situazione di incertezza, dalla parte del cittadino che si è difeso o dalla parte dell'aggressore? Punto di domanda. E qui è l'equilibrio particolarmente difficile, perché non significa che bisogna necessariamente abbandonare l'aggressore a qualsiasi tipo di conseguenza, cioè ho messo un piede nella tua proprietà, mi puoi perforare a vista, no, questo no, è sbagliato, è contro qualsiasi forma di positivizzazione dal punto di vista giuridico della nostra cultura occidentale, tra l'altro. In America è molto larga la legittima difesa, ma in America abbiamo anche il caso Goetz. Il caso Goetz è molto interessante, andatevelo pure a vedere, lo trovate, però è una persona che era stata aggredita più volte, ma a un certo punto in metropolitana, posto che ha visto della gente che lo guardava un po' troppo male, ha cominciato a toccare in testa le persone con una pistola, quindi è detta molto banalmente. Di conseguenza, ecco, questa larghezza, e poi è stato condannato comunque, cioè questa larghezza delle possibilità difensive date in America, andiamo a guardare dal punto di vista criminologico, non è che l'America sia proprio il paese più sicuro del mondo, e non è nemmeno quello che ha i tassi di giustizia reale sostanziale più alti del mondo. Di conseguenza questo sogno americano secondo me va un po' sgonfiato. Ogni Halloween c'è una maschera che viene ammazzata per errore, ecco, perché sbaglia festa, sbaglia porta, però sparo. Ecco, di conseguenza vanno un po' rimarcati questi punti. Cosa succede? Vado veloce negli aspetti normativi. Nel 2006 interviene una norma di modifica della, meglio, di implementazione delle facoltà difensive all'interno del domicilio. Cioè nel 2006 si aggiunge sostanzialmente un secondo e un terzo comma all'articolo 52, nel quale si fa che cosa? Si crea una norma che è stata criticatissima, a dire il vero, ma che, io sono in minoranza, dal mio punto di vista non era così sbagliata se letta nella sua dinamicità, perché voleva proprio contrastare le cosiddette condotte predatorie e si riferisce alla legittima difesa dentro al domicilio. Come abbiamo visto prima, molto rapidamente, non in maniera così perfettamente puntuale, ma ha un retroterra culturale mica da poco, andiamo fino alle 12 tavole, quindi tanto perché non c'ha retroterra. Viene fatta appunto una legittima difesa domiciliare che va letta in modo dinamico e si fa riferimento a una presunzione di proporzione, cioè quell'elemento difficile da soppesare che deve essere oggetto di una valutazione multifattoriale, cioè si deve guardare tutto: qual è il grado di pericolo, quali sono i beni presi in considerazione, quali sono i mezzi a disposizione, via dicendo. Viene sostanzialmente ritenuto presente quando un soggetto che è legittimamente dentro al proprio domicilio o il domicilio altrui, ma legittimamente, usa un'arma che sia legittimamente detenuta. Ok? Legittimamente detenuto dell'arma è fondamentale, o un altro mezzo idoneo, dice la norma, viene ritenuta appunto sussistente la proporzione, si impiega quest'arma, questo altro mezzo idoneo, per difendere se stesso o altri da un'aggressione che viene perpetrata appunto all'interno del domicilio contro la persona, o se è questa aggressione volta contro le cose, contro le res, cioè contro un bene di carattere patrimoniale, servono due requisiti: che ci sia la mancata desistenza, di cui parlavo prima, e che ci sia il pericolo di aggressione alla persona, che in qualche misura si ricava in funzione dinamica dalla mancata desistenza. In questi casi si dice: se la persona legittimamente presente nel domicilio usa l'arma, allora la proporzione sussiste. Cosa ha fatto la giurisprudenza?
cioè cosa hanno fatto i giudici nell'applicazione di questa norma? I giudici, preoccupati, e non senza buoni motivi, attenzione, preoccupati però che si potesse allargare troppo la maglia interpretativa di questo, perché leggiamo le cose nella fattualità. Tizio, 21enne, improvviso un esempio un po' così, entra in casa di Caio, che però è padre di Mevia, che ha 20 anni. Tizio di 21 si arrampica, va in camera di Mevia, sta con lei un po', perché è la sua morosetta, il papà non vede tanto di buon occhio Tizio, quindi non si fanno vedere. Tizio se ne sta tornando giù, si sta arrotolando dalla grondaia, mi sono concesso che sia una grondaia che tenga. Il padre di Mevia esce in terrazzo, vede una persona che non riconosce, diamola per buona, che non riconosce Tizio nello scendere dalla grondaia, ma ci vede un possibile ladro. Tizio di solito ha quelli che vanno di moda adesso, un lungo portachiavi con un sacco di chiavi che fanno molta confusione e che potrebbero essere scambiati per dei coltelli. A questo punto Tizio, che è uno a cui sparare piace, prende l'arma legittimamente detenuta nel domicilio e dice: fermo o ti sparo. Questo qui, che pensa, dice adesso suo padre gli spara per davvero e pensa di essere stato riconosciuto, cerca di moccarsela più veloce e l'uomo spara. A rigore strettissimo di interpretazione normativa dovremmo dire che c'è una legittima difesa, perché c'è stata la desistenza, la mancata desistenza, se vogliamo interpretarla così. Potenzialmente c'era un pericolo di aggressione alla persona, perché questo poteva sembrare armato. È scappato. E bisogna capire come si intende la mancata desistenza su questo. Esatto, adesso ripeto, sto improvvisando un po' l'esempio. Ma potenzialmente si potrebbe condirlo dicendo che ha uno zaino e che dentro lo zaino ha l'area furtiva. E allora anche scappando non è che lascia lo zaino con l'area furtiva, quindi non desiste completamente. Bisogna capire dove vuole scappare. In queste, preoccupati da situazioni analoghe a questa, la giurisprudenza comincia a riportare l'analisi di questi requisiti a quelli sopra, cioè dice: se sostanzialmente la proporzione va ritenuta presunta, allora andiamo a verificare meglio se c'era la necessità, se c'era la costrizione. E di fatto la giurisprudenza comincia a non riconoscere in situazioni analoghe a queste la necessità. Dice: va bene, la proporzione è data come presunzione normativa, va bene, manca la necessità. Ovviamente le forze politiche che avevano proposto questo tipo di norma cominciano a contrastare, dal punto di vista politico ovviamente, molto fortemente questo tipo di interpretazione, e nel tempo, in particolare nel 2019, viene effettuata un'ulteriore modifica della norma. Ulteriore modifica che, secondo me, non ha fatto per niente bene la norma, perché dice: nei casi di cui il secondo e terzo comma, cioè quelli che abbiamo visto nel domicilio, il terzo comma li estende anche ai luoghi in cui si esercita l'attività professionale imprenditoriale, agisce sempre in stato di legittima difesa, cioè c'è una presunzione sostanzialmente di sempre sussistenza della scriminante, che cosa che è ai limiti, forse tracima i limiti della costituzionalità, colui che compie un atto, non si capisce bene quale, quindi qualsiasi atto, anche quello maggiormente lesivo, per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone. Ora, io non mi dilungo poi sull'esegesi di tutti i singoli elementi della fattispecie, ma diciamo che ci sono tantissimi profili di incostituzionalità, tantissimi profili di critica dal punto di vista della tecnica normativa e dal punto di vista, se vogliamo, anche del senso proprio della norma, perché ci sono alcuni elementi che non tornano con altri. Ma, ed è qui il punto, andrebbe letta questa norma con un altro articolo, cioè con l'articolo 55, che è quello su cui si doveva forse lavorare di più, secondo me, che è il famoso eccesso colposo. Cos'è l'eccesso colposo? Faccio un passo indietro. Come dicevo, è tecnicamente difficile, sto cercando di renderlo il più possibile accessibile, adesso, se poi ci sono domande, ditemele. L'articolo 55
funge da trasformatore di quelle, giuridico, di quelle situazioni che nascono in legittima difesa, ma appunto poi superano i limiti. E i limiti della legittima difesa possono essere superati per due ragioni. O perché si sbaglia nell'esecuzione, cioè io so che è sufficiente dare uno schiaffo a tizio per fermarlo, ma nella foga, nel momento della incapacità di avere appunto la spada in mano, da uno schiaffo troppo forte faccio del male, quello è un eccesso esecutivo. Seconda tipologia, sbaglio a percepire la situazione, cioè io penso, contrariamente a quanto è oggettivamente, che sia necessario fare di più per difendermi da quel tipo di pericolo, rispetto a quanto invece oggettivamente sarebbe stato necessario. Queste ipotesi di eccesso, che quindi vanno oltre il punto di vista oggettivo rispetto all'area scriminata dalla legittima difesa, che fine fanno? Perché si crea comunque una lesione a un altro soggetto, che pure è un aggressore, ma gli si crea un'aggressione che è superiore rispetto a quella che sarebbe stata necessaria per difendersi e che quindi non è più coperta da quell'area di liceità della mancanza di antigiuridicità di prima, non so se vi ricordate del secondo elemento di cui abbiamo detto. Cioè bisogna capire in sostanza questo segmento in più di lesione che non era necessario, come lo trattiamo dal punto di vista giuridico. Il codice penale originariamente ci diceva questo: quando nel commettere taluno dei fatti tra i quali la legittima difesa si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine di cui non c'entra, ecco qua, si applicano le disposizioni concernenti delitti colposi, se il fatto è prevenuto dalla legge come delitto colposo. Cioè, se io ho sparato a tizio perché volevo ferirlo e se io l'avessi solo ferito sarebbe stata legittima difesa, ma ho sbagliato, ho puntato la gamba, ho puntato male, gli ho beccato l'arteria femorale, è morto. In questa situazione io di cosa rispondo? Non certo di omicidio volontario, anche se c'è la volontà di sparare, cioè. Rispondo di omicidio colposo, a condizione che ci sia la colpa, cioè che ci possa effettivamente muovere un rimprovero di colpa a questo soggetto, cioè quello che ha sparato, e b, che quel tipo di reato sia previsto a titolo colposo. Nel caso dell'omicidio, sì, perché esiste una norma nel codice penale che punisce l'omicidio a titolo colposo, e nel codice penale per punire per un titolo colposo un delitto è necessario che ci sia una previsione espressa. Questa è una cosa tecnica, però ve la dico. Il problema, come vi dicevo, era andare a capire se c'è questa benedetta colpa o no, perché ritorniamo indietro, è ovvio che se io sbaglio a mirare sto facendo qualche cosa che è colposo in linea di massima, ma in quella situazione particolare si può davvero ascrivermi qualche cosa a titolo di colpa? Punto di domanda. Nell'ambito tedesco, come vi dicevo prima, c'è una particolare previsione e c'è una scusante lì, non più una scriminante. Cioè si dice, quando l'eccesso è causato dai famosi stati astenici, cioè io sono in una situazione di ansia, di paura, perché vedo uno che mi viene addosso, sparo male, sì, ho sbagliato, ma ho sbagliato perché sono stato aggredito e quindi sbaglio per quella situazione, e ovviamente tutto viene dimostrato dal punto di vista processuale, nei limiti del possibile, in questo caso si dice, non è che quel fatto diventa lecito, perché oggettivamente è comunque andato oltre rispetto a quello che era necessario, ma non è punibile, perché non era esigibile da parte dello Stato un comportamento diverso da parte di quel soggetto, perché quel soggetto si è trovato ad agire in maniera scomposta non perché ha avuto indifferenza nei confronti della persona da cui si stava difendendo, ma perché era in una situazione di aggressione in cui non si è posto lui. Questo però lo diceva la Germania, lo dice il paragrafo 33 dello Strafgesetzbuch, cioè del codice penale tedesco. In Italia non c'era una norma di questo tipo. Si è voluto cercare di introdurla. Cosa si è scritto? Si è scritto questo, secondo comma dell'articolo 55. Si dice, nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o dell'altrui incolumità, quindi incolumità e basta, non beni patrimoniali, ha agito nelle condizioni di quell'articolo 61, primo comma numero 5, cioè le condizioni di cosiddetta minorata difesa, che sono delle condizioni particolari, per esempio una persona che so che ha un handicap è in una situazione di minorata difesa, quindi in questo caso
ci sarebbe una più ampia possibilità di difesa sostanzialmente. Ovvero, ed eccolo qui, il tentativo di trapiantare sul terreno italiano la soluzione tedesca, ovvero in stato di grave turbamento derivato dalla situazione di pericolo in atto. Tutto giusto se anche in Italia si guardassero gli elementi soggettivi nelle scriminanti, cosa che abbiamo detto prima non si fa, perché come operano le scriminanti non è che se lo decido io purtroppo, ma ce lo dice l'articolo 59 del codice penale, che ci dice, eccolo qua, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se dove conosciuto ovvero ignorate per colpa. Andiamo al quarto comma. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, questa è la scriminante putativa, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Cioè, in sostanza, mancano, ve la faccio più semplice perché, come vi dicevo, è molto tecnica l'intanagliatura, mancano delle forme di coordinamento che fanno lavorare correttamente elementi oggettivi e soggettivi. L'unica previsione dal punto di vista soggettivo che abbiamo è quella di cui faceva accenno prima i colleghi, che è la cosiddetta scriminante putativa, cioè l'ipotesi, quella di Rececconi, nel caso in cui io penso di essere in una situazione scriminata e lo penso non per mia colpa, d'accordo? In quel caso, anche se io ho errato la valutazione oggettiva, ma non è un errore che deriva dalla mia colpa, la scriminante, chiamiamola così, a causa di non punibilità, infatti cambia la dicitura del codice, ma va bene, viene comunque valutata a mio favore, cioè io non vengo punito. Ma questa è l'unica ipotesi che viene individuata come valutazione degli elementi soggettivi, cioè degli elementi psicologici, di quello che penso e quello che percepisco. Dal punto di vista dell'applicazione della normativa della scriminante in sede dell'articolo 52, si opera in maniera del tutto oggettiva. Quindi non aver posto rimedio al problema di fondo, cioè di inserire elementi soggettivi nelle scriminanti tecnicamente, così come c'è in Germania, impedisce di far lavorare in Italia la stessa norma che abbiamo in Germania, con la conseguenza quindi che arriverà rimesso in mano all'arbitrio giudiziale, e cosa significa quando sono in uno stato di grande turbamento e come quello stato di grande turbamento può effettivamente inficiare la mia capacità di reagire in maniera proporzionata. E di fatto quella che voleva essere appunto una norma che apriva moltissimo le maglie alle possibilità difensive, in realtà diventa un'arma a doppio taglio che verosimilmente, come dicevamo prima, è tacciabile sotto tantissimi profili di incostituzionalità. Quindi chiudo un po' tutto questo insieme rapido di tante cose. Oggi come funziona la legittima difesa? In maniera non poi così diversa nell'applicazione che ne fanno i giudici da come funzionava dal 30 di fatto, anzi forse più ristretta oggi rispetto a come funzionava nel 30, perché è comunque sempre necessario individuare la sussistenza di determinati requisiti e prestare molta attenzione a quelle che sono le effettive situazioni e condizioni di fatto. Questo è il punto. Non cercando nei limiti del possibile di non prendere fischi per fiaschi. Concetto che io in tutte le sedi in cui ho parlato di legittima difesa, davanti alle più svariate forze politiche, ho cercato di far passare in maniera chiarissima. Attenzione, che al di là di tutti gli slogan che vengono utilizzati, quando una persona anche aggredisce nel domicilio, non è che sia abbandonata dal diritto quella persona. Cioè, non è che noi possiamo fare qualsiasi cosa a chi è entrato dentro casa nostra, perché attenzione, che dobbiamo anche considerare che ci possono essere situazioni nelle quali il semplice dire che stai facendo, adesso ti fermi qua o ti chiudo dentro una stanza sostanzialmente e chiamo la polizia, questo, per Dio, c'è qualcuno che addirittura ha pensato di parlare di sequestro di persone. Però a quel punto venite da noi e vi assicuro che chi ha pensato al sequestro di persone in questa situazione avrà un grosso mal di pancia dopo qualche mese. Ma a prescindere da questo, una situazione che è arginabile, che è affrontabile con una carica lesiva inferiore rispetto a quella letale o a prendere a sprangata una persona, va considerata. Quindi questo è quello che voglio dire.
non è che il fatto di essere aggrediti consenta tutto. Ci sono ovviamente dei limiti, ci deve essere comunque di base l'idea culturale che una persona, per quanto abbia sbagliato, sia una persona che nella sua integrità vada comunque conservata, vada tutelata. Attenzione, questo però, per correlato, non significa nemmeno che noi dobbiamo farci eccessivamente garanti di chi ci aggredisce. Laddove sia in pericolo in particolare la nostra incolumità personale o quella dei nostri congiunti, allora la difesa può anche arrivare a dei livelli di consistenza più ampia. Se, lo dico in maniera molto chiara, qualcuno mi arriva a puntare una pistola o un'arma che muove in maniera inequivocabile nei miei confronti, non è che devo aspettare che venga vicino e che non me lo manifesti. In quella situazione devo poter agire anche in maniera tragica, perché poi quando si parla di legittima difesa, al di là di, appunto, di slogan o di facili prose sul punto, parliamo di una situazione conflittuale in cui qualcuno si è fatto male necessariamente, quindi parliamo di situazioni tragiche dal punto di vista dell'interrelazionalità e della società. Vuol dire c'è un fallimento della società in quel caso. E in queste situazioni però, ripeto, dal mio punto di vista, nel momento estremo lo Stato deve prendere una posizione, e l'unica posizione che uno Stato democratico può prendere è quello, ripeto, pur non abbandonando l'aggressore, comunque nella situazione estrema di mettersi dalla parte del cittadino che si è difeso. Perché questa è l'unica, secondo me, poi opinabilissimo, situazione di convergenza, di bilanciamento, di equilibrio dal punto di vista normativo che può essere tollerato dal normale cittadino. Perché altrimenti un qualsiasi singolo cittadino viene incentivato a un ambito criminogeno. Perché allora, cioè, se io non posso difendere i miei averi, non posso difendere la mia persona, perché devo preoccuparmi di più di quanto posso difendermi da chi mi sta aggredendo, evidentemente anche un onesto cittadino ad un certo punto comincia a dire: forse mi conviene fare come qualcuno ogni tanto consiglia, di fare quello che devo fare e poi stare zitto. E questo non è uno stato di diritto, d'accordo? Mi taccio sul punto, perché la legittima difesa, ho subito la parola, è enorme, sì. Si potrebbero approfondire mille altri rivoli, però beh, penso di aver parlato già un'oretta almeno, quindi veramente mi fermo, se poi ci sono domande più che volentieri. Direi di chiudere eventualmente dando soltanto delle coordinate concrete, qualche esempio. Il caso ad esempio della legittima difesa putativa è stato riconosciuto nella vicenda dell'omicidio del calciatore della Lazio, di Re Cecconi, perché l'orafo che aveva già subito una rapina precedentemente, in quel momento quando c'è stato l'ingresso di tre figuri, tra cui anche il calciatore della Lazio, nella sua piccola bottega, era assieme alla moglie e al figlio piccolo, ha detto di aver visto il calciatore della Lazio fare il gesto della pistola da dentro la giacca e urlare: fermi tutti, questa è una rapina, e questo gli ha sparato a bruciapelo. Comunque, legittima difesa putativa, processo compreso, anzi procedimento e processo, 18 giorni assolto. Momenti diversi, anni di piombo, può essere che ci potesse stare. Non abbiamo gli atti a disposizione, sarebbe interessante. Si considera anche come aggressione qualcosa che è per esempio solamente verbale, e quindi anche una legittima difesa solamente verbale? Anche questo rientra nella legittima potenzialmente difesa? Sì. Potenzialmente sì, cioè la legittima difesa è una norma di carattere generale, per cui qualsiasi aggressione ingiusta, quindi non solo botte, pistole, no, certo, anche quelli sono i classici esempi sui quali poi viene utilizzata. Perché cioè, per esempio, i problemi di prova, no? Esatto, cioè diventano più che altro problemi probatori, si possono utilizzare altri strumenti. Per esempio, una volta c'era l'ingiuria, adesso non è più reato, è stato depenalizzato. Tante volte l'ingiuria nasceva in un contesto di conflittualità verbale, e quello che veniva utilizzato di più era un attenuante, se vogliamo, della provocazione ingiusta. Quindi diciamo che la legittima difesa tendenzialmente a livello fenomenologico, cioè quella che è l'applicazione pratica, trova
maggiormente applicazione appunto nell'ambito in cui ci siano delle lesioni di carattere personale più che all'onore, però ripeto, potenzialmente è applicabile anche a questo, assolutamente sì. Poi ipotesi di applicazione invece di eccesso colposo di legittima difesa, inizialmente era stato incriminato e poi condannato in primo grado Franco Birolo, che era un tabaccaio che è stato svegliato nottetempo. Lui abitava sopra l'esercizio, dall'ingresso di quattro malviventi nella sua tabaccheria, è sceso e ha cercato di capire cosa stesse succedendo, non c'è stata la desistenza, ha tirato fuori la pistola, ha sparato, ha ammazzato uno dei quattro, condannato per eccesso colposo di legittima difesa in primo grado, assolto in appello, poi la Cassazione ha dichiarato, sì, condannato a Padova, assolto a Venezia, la Cassazione poi ha confermato la soluzione in appello e ha dichiarato. C'è un particolare, qual è l'accesso sul turbamento? Sì, ma c'è un particolare, se non ricordo male, non vorrei dire una castroneria, ma mi pare che fosse proprio in questo caso, dove uno degli elementi, giusto per dare qualche elemento concreto, uno degli elementi che era stato valutato per dire siamo effettivamente in una situazione di attuale pericolo per la persona, perché il malvivente, che poverino nel tempo è morto, ma insomma, quello che è stato poi ammazzato, aveva in mano la cassa, se non sbaglio, con le mani alzate, tant'è che la pallottola l'ha forato proprio sotto il braccio sostanzialmente, per cui era provato che lui avesse le braccia alzate, e la ricostruzione diceva mi stava tirando la cassa addosso, mi avrebbe ammazzato, e perché la cassa pesa. È caduto il Birolo sopra, che, dormi, sì, sopra che dormivano, c'erano la moglie e il figlio piccolo. Quindi anche lì in situazione di grave, no? Potenzialmente generativo. Soccorso difensivo e inizialmente eccesso di legittima difesa, poi però archiviato, quindi c'è stato un inizio di procedimento penale ma poi non ha portato a niente, è stato il caso di Stacchio. Lui, proprietario di una pompa di benzina, ha visto nel negozio limitrofo una commessa di una gioielleria aggredita, minacciata da dei rapinatori, è intervenuto con il proprio fucile. Questi rapinatori erano armati. C'è stata proprio una spartoria lì delle macchine. Questi sono girati con il fucile in mano, puntandolo contro di lui. Lui ha fatto fuoco, ha ammazzato uno dei quattro. E procedimento penale comunque archiviato, sì, perché lì c'era accesso, inizialmente accesso colposo di legittima difesa, tanto accesso colposo non è stato evidentemente, e poi c'era anche la questione del soccorso difensivo. Sì. Casi invece dove non è stato riconosciuto la possibilità di invocare la legittima difesa, poi concludiamo veramente, sono i casi di Walter Onichini. Sì. Lì probabilmente appunto hanno sostanzialmente i giudici valutato con maggior rigore il fatto che un'attualità del pericolo, dell'offesa, dell'aggressione non c'era, perché il soggetto dalle ricostruzioni pare che sia stato colpito alle spalle mentre stava scappando dal cortile di casa, e tentato omicidio, non è morto, non credo sia morto, non è morto, no, tentato omicidio comunque. Poi c'è anche la comoda successiva. C'è la comoda successiva, ma non ci dilunghiamo. E infine, l'ultimo caso dove la condanna è stata seria, perché ci sono stati 9 anni di reclusione, 6 mesi, e pochi giorni fa conferma in terzo grado della sentenza di condanna, Massimo Zen. Sullo spazio. Purtroppo, in questo caso, purtroppo, insomma, pare... dalla ricostruzione che è stata fatta, sempre non potendo avere a disposizione gli atti processuali, comunque Massimo Zen, guardia giurata, era venuto a conoscenza tramite i contatti con dei suoi colleghi di una banda che si aggirava in macchina rubata e che scassinava e rapinava i bancomat. Dalla ricostruzione che è stata fatta, e in qualche modo lui ha intercettato questa autovettura, ha messo la sua autovettura di traverso lungo la strada, ha tirato fuori la pistola, ha sparato la macchina che arrivava, ha beccato in testa il conducente e è morto sul colpo. Ecco, in questo caso evidentemente non sono stati riconosciuti, credo, nessuno degli elementi, diciamo che probabilmente forse è andata anche bene 9 anni. Mi verrebbe da dire, però non commentiamo. Sai che esatto, senza vedere gli atti non possiamo commentare, però insomma in questo caso non conferma di pochi giorni fa. Un corpo sì, che
ma abbastanza facile se vogliamo, non è eccessivamente tecnica, però è importante anche questo. C'è stato a un certo momento una proposta normativa che sostanzialmente diceva: ma perché dobbiamo aprire un fascicolo di indagine e verificare che una persona come Stacchio, che si è difesa in maniera inconfutabile, perché ripeto, lì andate a vedere la situazione, è evidente, c'era una sparatoria in corso, veramente da film quello che stava accadendo. Questo poveretto che rischia la vita per andare a tutelare altre persone, che spara soltanto quando già sono partiti dei colpi contro di lui, insomma, era abbastanza plateale il fatto che ci fosse un soccorso difensivo. Perché farlo? Ci sono due ragioni, fondamentalmente, una più tecnica e una più terra terra. Parto da quest'ultima: è comunque necessario, una persona muore o una persona viene ferita gravemente, quindi è necessario che si accerti che c'è stata una legittima difesa, e questo a beneficio anche della persona che poi viene riconosciuto aver agito in legittima difesa, perché significa che le conseguenze civilistiche non arriveranno. Secondo aspetto: a volte viene cavalcato in maniera soltanto, come posso dire, di principio, come scusa, ma nella realtà è così. Avere un fascicolo d'indagine in cui si compare come indagati permette anche di avere delle tutele, perché una persona che non viene iscritta nel registro degli indagati, per esempio, può essere sentita come persona informata sui fatti e quindi non ha bisogno dell'assistenza dell'avvocato e può dire delle cose che possono essere più o meno comode, più o meno scomode, può avere dei problemi, fornire degli elementi che invece una difesa più accurata non gli permetterebbe di tirar fuori, o quantomeno di non farlo in quel momento. Di conseguenza, l'indicazione come indagato non sempre e non necessariamente è una cosa negativa, e questo è quello che voglio dire. Ovvio che poi capisco, non è facile spiegarlo a una persona che dice: sì, però intanto io devo mettere la mano al portafoglio, darla all'avvocato, sapere che c'è un'indagine in corso a mio carico, magari con delle imputazioni, come pure era nata, di eccesso colposo, magari omicidio colposo, se non addirittura omicidio volontario. Ed è evidente che non è una bella esperienza di vita. Detto ciò, il processo, noi questo lo sappiamo bene, è già di per sé una pena. Diventa una pena ingiusta nei confronti di chi la subisce anzitempo, diciamo così, ma è comunque fondamentale che un accertamento dal punto di vista quantomeno procedimentale ci sia, perché altrimenti rischiamo di trovarci nel far west. Perché dove ci potesse essere un'autorità inquirente che senza un minimo di indagine può dire questa è legittima difesa, questa non lo è, le possibili forme di abuso potrebbero essere terrificanti e potrebbero ricordare molto determinate forme di regime, il cosiddetto diritto penale d'autore, via dicendo, che è pericolosissimo nell'ambito penale. Ecco, scusate, è una chiosa direi che abbiamo esaurito gli argomenti. Siete anche stati bravissimi, sì, voi la facoltà. Troverete tutto quanto il materiale utilizzato per la serata e anche il video degli interventi pubblicato da Gianfranco Battistone, che ringraziamo come sempre, e abbiamo concluso il nostro ciclo di appuntamenti. Allora, vi daremo appuntamento anche eventualmente per l'anno prossimo con tematiche diverse.